Grazie a Luigi Di Lauro, a Potenza ha presentato il docufilm Elisa Claps, segreto di Stato, del videomaker Giuliano Brancati, che traccia uno scenario di inquietanti interrogativi sul caso della studentessa potentina uccisa barbaramente. Illustrato anche il progetto di un premio letterario e cinematografico dedicato ad Elisa Claps. Il servizio di Michele Giordano. Anche io non lo so. No, a me deve dire quello che ha detto. Un docufilm, un lungometraggio, il primo sulla scomparsa e l'omicidio di Elisa Claps a Potenza, sulle indagini, sui depistaggi eccellenti, sull'arresto e la condanna dell'assassino Danilo Restivo. L'opera prima del videomaker potentino Giuliano Brancati, dal titolo Elisa Claps, segreti di Stato, è stata presentata ieri sera a Potenza in anteprima al cinema Due Torri. È nato tutto con il ritrovamento di Elisa Claps nella Trinità. Una mia amica mi chiama e dice: Giuliano, hanno trovato Elisa in chiesa. E io ho preso la telecamera, il mio telefonino e sono andato lì dove ci stava la gente attonita di fronte alla Trinità. Da lì è partito tutto, un anno e mezzo di riprese, 6 mesi di montaggio per restituire una fotografia di quel momento. È un docufilm che scaglia sassi in una palude, liberando cerchi concentrici che rappresenterebbero verità ancora sconosciute. Non c'è dubbio che sicuramente è nel solco della memoria, che poi dà anche il senso di questa giornata del 21 marzo, che è la giornata appunto che ricorda le tante vittime innocenti di questo paese. Credo che sia anche un messaggio potente, una denuncia di questi lunghi 20 anni che purtroppo non si sono chiusi con il ritrovamento di Elisa e con la condanna di Restivo, perché ci sono ancora strascichi anche giudiziari di questa vicenda e ci sono ancora troppe pagine oscure.